Ciao a tutti! Oggi scopriamo le creazioni in resina e non mi sono accorta di quante ne ho fatte, sono tantissime. Oh mio Dio, quindi cominciamo subito. Allora, ci sono stampi nuovi, questo che ho tagliato, che erano 8 di questi qua, questo con le frecce e questo qui, guardate, non vedevo l'ora che arrivasse. Ok, allora. Oh mio Dio, quanto sono, non so da che parte incominciare. Ok, partiamo da questo, che mi è arrivato, ma è davvero davvero super sottile. Io ho paura di tirare fuori le creazioni che si rompono. Però. Guardate quanto è sottile, porca miseria. Ok, vediamo subito. Oddio, che carina! Oh, è bellissima. E lo stampo, cioè, la forma dello stampo è bellissima. Oh, bellissima. E vediamo anche questo. Che ha paura che si rompa questo stampo, porca miseria. Via lo stampo e... Oh, oddio! Questa volta mi sono andata ai glitter proprio in una maniera assurda. Dai, metti a fuoco, baby. Eccolo, wow, è bellissima. Ok, prime due molto belle. Poi vediamo questa, che questo colore qua dietro è bellissimo. Ok. Oh, con il chihuahua, ciao! Oddio, ma che carino! Gli ho messo i cuoricini con il fimo, gli ho fatto lo sfondo rosso per riprendere il codino qui, il fiocchettino, non so che cavolo sia, e dietro ho fatto questo colore qua. Yeah, mi piace molto. Ok, poi voglio vedere questa. Vedete che ho fatto il disastro, perché nello spostarla dal tavolo a dove le lascio asciugare, l'ho mossa troppo e è successo questo. E poi dovrò limarla per bene. Oh, ho sentito un tac. Ok. Bellissima, devo dire. Allora, senza guardare queste cose qua che poi sono da togliere e limare, devo dire che è bellissima. Questa volta, l'altra volta l'avevo fatta fucsia e questa volta l'ho fatta gialla con tutti i glitter, perché ho preso i glitter gialli, arancio, che non li avevo, ce ne avevo pochissimi. Ok, poi questa qua è da sistemare, molto da sistemare. Ok, poi vediamo questi qua con le freccette. Oddio, come cavolo si fa a far uscire? Ok. No, è opaco, ma no, non me ne sono accorta. Uffi! Ho messo, se si vede, si vede poco. La sabbiolina, vedete che in alcuni punti c'è un po' di glitter, un po' di sabbiolina. Molto, molto strano e particolare questo stampo, non mi convince molto, anche perché è opaco, però poi cerco di limarlo, lucidarlo e sistemarlo e verrà carino. E vediamo anche l'altra, che se sapevo che era opaco l'avrei fatto al contrario. Oh, ma che carina! Oddio, bellissima questa! Wow, lo sticker si è un po' mosso. Poi è uscita super alta, ma mi sa che questo stampo qua non è proprio adattissimo. Perché è anche storta? Boh, non lo so. Questa mi piace però. Molto strana, ma mi piace. Ok, poi, oddio, quante sono, quante sono. Allora, sono molto curiosa di vedere questo che mi è arrivato. Io pensavo che questo qua fosse unito da qualche parte. E invece no, sono tutti staccati. Solamente che ha anche dei dettagli piccolissimi, guardate, quindi non so che cosa ho combinato. Oh mio Dio, ma è una meraviglia! Wow, ma è bellissimo! E poi ci sono i pezzettini che in teoria dovrò andare a montare. Questo qui e le freccette. Oddio, cioè, ma sono delle cose mega sottili. Ho paura a strappare questo coso che mi rimanga in mano tutto. Poi magari poi la monto in qualche modo e metterò la foto sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche lì. Comunque trovate tutto giù, scrivo tutto sempre. Ok. Poi ho provato a fare Zenzi con il fucsia che mi era rimasto e l'altra volta mi è uscito tutto bolloso. Vediamo questa volta che cosa ho combinato con questo Zenzi. Oh mio Dio, che cosa ho combinato? Senti, ma perché non riesco a farti? Allora, però, siamo allo zucchero sopra, quindi ci sta anche bene. Però, allora,
È uscita una bolla qui sull'occhio e, oddio, è ancora qua sulle gambe. Però, cioè, è uscito leggermente meglio dell'altra volta. Ci sono un po' meno bolle. Magari provo anche a colorare i dettagli e vedere come esce. È super particolare. Carino, almeno questo ha meno bolle. Poi, vediamo questo. Oh, ma che carino col cetriolino. Oh, che carino. Le ho messo i fiorellini col fimo, mi piace davvero molto. Yeah! Poi, vediamo questo fiocco. Oh, ma che bello, fatto verde e dietro è un giallino, mi sembra. Molto, molto chiaro. Ed è bellissimo. Molto bene, molto bene. Poi vediamo questa che c'ho qui davanti. Ho provato a fare il doppio colore. Vediamo un po' che cosa ho combinato. Esci però. Oh mio Dio, quanto è bella! Oh mio Dio, è bellissima. Sì, è da limare qui. E dietro è il giallino, anche qua. Mi piace super un sacco perché è più scura avendo fatto dietro lo strato bello potente, bello potente. Poi vediamo il cuoricino, vediamo il cuoricino. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Oddio. Oddio, ma che carissima, carinissima, carissima, carinissima. Wow! No, fantastica questa, è bellissima. Oh, che bello quando sono così belle. Poi vediamo questa. Che rumore strano che ha fatto. Mi sa che questo video qua durerà tipo 27 ore. Allora, fatta fucsia per riprendere questo uccellino, un pappagallo, un uccellino, non so che cos'è dietro. Guardate quanto è tutto glitteroso. Cioè, è bello sia da una parte che dall'altra, poi comunque qua lo andrò a lucidare. E verrà ancora più carino. Qua c'è la mia ditata. Ok, bellissimo. E vediamo anche l'altro. Questo arancio. Ok. Oh, quell'hamburgerino, fantastico. Poi questo arancio qua fluo è fantastico. E niente, guardate che bello. Poi lucidato sarà, si vedranno meglio i glitter qui. Ok, oddio, quanti sono. Poi, vediamo questi qua velocemente. Bello. Che carini. Così. Ok. Poi, vediamo questi due. Perdonatemi se questo video durerà tantissimo, ma non mi sono accorta di quante ne ho fatte. Oh, oddio, questa è bellissima. Oddio, questa l'adoro. Che poi in teoria gli ho fatto il fiocchetto dello stesso colore per fare una cosa del genere. Oddio, è stupenda. E probabilmente una di queste creazioni, o anche di più, saranno nel giveaway. Tiriamo fuori questa. Oh, bellissima. Ecco, e di questa avevo fatto il fiocco che abbiamo visto prima. Così, wow, bellissimo. Ok, poi vediamo questa qua piccolina. Esci. Oh, ma che carina. Di solito facevo lo sfondo verde o azzurro e questa volta qua rosa. Yeah, è un po' trasparente lo sticker, si vede sotto i glitter, vabbè. Ah, sembra che non ci sono più creazioni tirate fuori, ma ce ne sono una cifra. Ok, vediamo questa. Un altro chihuahua, oddio come sono carini questi cagnolini qui. Questo sul rosa, ho messo i cuoricini in fimo fucsia, come i fiorellini che ci sono qui. Molto bene. Poi guardiamo queste qui. Allora, vediamo le ali, che ho fatto uguali. Giallo con lo sfondo dietro, chiaro anche lì, per non farle trasparenti e sono bellissime. Poi, oddio quanti sono. Il mio amato coccodrillino, che non ho fatto realistico perché sono messi glitter e l'ho fatto fucsia. Bellissimo, questo mi piace tantissimo, che avevo fatto io con la gomma siliconica e la caramella vera. Vediamo questo qua minuscolo, col biscottino. Che carino che strizza l'occhio. Ok, poi vediamo questa qui. Wow!
Questo ho trovato gli stickers con i gattini di Sailor Moon, quindi c'erano tutte le Sailor, è davvero bellissimo. E in questo stampo ci stava lei, Sailor Mars, ed è bellissimo. Infatti ho fatto lo sfondo tutto rosso. Vediamo l'altro, che magari si è capito che cos'è. La galassia, wow, ma bellissimo! Oh mio Dio! Ecco, e a proposito di questo, ho fatto questo qui. Minuscola, la galassia minuscola, perché farò una cosa del genere. Oh mio Dio, bellissimo, questo lo adoro. Oh mio Dio. Ok, e tanto che ho davanti questo, vediamo un po'. Allora. Oh, il chihuahua con gli occhiali e dietro tutto glitterato, bellissimo. Poi c'è. Aiuto. Questo. Oh, che carino che ho fatto lo sfondo rosa per riprendere questo. Che questo disegnino qui lo sto usando un sacco anche su Facebook, su Instagram, dappertutto. Poi mi è rimasto un po' di nero e ho fatto questo cuoricino. Ecco, mi è uscito anche una bollina. Bellissimo questo cuoricino, minuscolo anche. Ok, poi vediamo questo. Che ormai quando uso questo stampo mi sa che avete capito che cosa ci metto dentro. Perché, oddio. Adesso capirete, mi sa che avete già anche capito. Ta-da! I Minion! Praticamente ho gli stickers giganti dei Minion e qua ci stanno perfettamente. Guardate che bello. Uno e ovviamente. Aiuto, questo stampo qua è durissimo. E però, porca miseria. Esci! Ok. Figaro. Wow! Fantastici! Bellissimo. Ok, poi abbiamo. Oh, dai, non ne sono rimasti tanti. Poi, come l'altra volta che poi mi ero dimenticata uno stampo dietro. Vediamo questi qua velocemente. Wow, bellissima. Con lo sfondo bianco, super luccicosa. Vediamo la luna, che mi sa che è arancia anche questa. Sì, oh, che bella. Tutta bombata questa, stupenda. E il fioccone. Allora, oh mio Dio, giallo è bellissimo. No, vabbè, fantastico. Fantastico, fantastico, fantastico. Ok, poi vediamo uno di questi, che è lo stampo nuovo. Sono molto curiosa di vedere come escono le creazioni. Wow, oddio, bellissimo. Finalmente posso usare questi sticker che non ci stavano da nessuna parte. Bellissima. Ovviamente ho fatto lo sfondo rosso per Sailor Mars. Poi vediamo questo. Aiuto. Oh mio Dio! Questo è bellissimo, lo sfondo è stupendo. Riprende molto, cioè proprio tutto colore pastelloso, l'unicorno. Wow, questa è una delle mie preferite. Bellissimo. Poi vediamo questo. Gattino, travestito da gattino, fantastico, bellissimo, molto. Poi vediamo questo, che ho fatto il colore dello sfondo che mi piace tantissimo. Oh, è bellissimo, oddio, sto continuando a dire bellissimo, ma non so che altro dire, perché è bellissimo. Wow. Poi vediamo anche questo, che non mi ricordo. Oh, wow, il pappagallino con tutto dietro rosa. E questo sfondo è bellissimo, guardate che bel colore. Ok, vediamo questo. Che casino che ho qui tra creazioni e stampi. Bellissimo lo sfondo, bellissimo. Riprende molto lo stickers, che è questo qua. Ho trovato il gelatino e poi con Paint, se vedete, non farà mai vedere da vicino. Ho fatto io la faccina e da vicino non me lo fa vedere. Antipatico. Ok, vediamo le ultime due. Questo stampo lo amo. Lo amo. Oddio, quanto sei carino! Gli ho messo tutti i cuoricini in fiume, ma questo è bellissimo. Cioè, questo e questo sono fantastici. Forse mi piace di più questo. Forse. Ok, l'ultimo. E perché anche questo video qua sta durando una vita. Esci. Ok, uno, due. Wow, Sailor Venus. Bellissima. Ok, no, vabbè. Io questo stampo qua lo amo, lo adoro.
sono stata proprio contenta di averlo preso. Niente, queste sono le mie 1250 creazioni che ho fatto oggi, ne ho fatte per tantissime. E niente, voi fatemi sapere qual è la vostra preferita e magari qualche creazione sarà nel giveaway. Ok, mi raccomando, ricordatevi di seguirmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, su Instagram Jessica Creation e su Facebook Le Creazioni di Jess. Io vi ringrazio di aver guardato questo video infinito, vi mando un sacco, un sacco, un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao!